europee, una sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e l'altra relativa alle emissioni industriali. In questo parere, la Commissione, pur riconoscendo i progressi conseguiti dalla data di costituzione in mora, contesta la violazione delle due direttive con riferimento a tre diversi ambiti. La mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti, la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose degli impianti di trattamento dei gas, concluda. La mancata adozione delle misure di controllo. Comunque Alleanza Liberale Popolare per l'Autonomia si augura che in sede di conversione del decreto gli aspetti di finanza pubblica non prescindano dalla necessaria tutela della salute di migliaia di persone, oltre ovviamente della salvaguardia dell'ambiente. Per questo esprimiamo parere contrario alle pregiudiziali. Grazie, è iscritto a parlare l'onorevole Allasia, ne ha facoltà. Grazie, onorevoli colleghi, signore, signorino Presidente, non... Onorevole Allasia, ho superato anche una certa età, prego. Ma si è sempre signorini nel proprio fondo del cuore, nel proprio animo, si è un po' tutti bambini. Ma entrando nel merito... della questione pregiudiziale e cercando di toccare maggiormente i temi per cui la Lega appoggia la questione pregiudiziale, non si entra tanto nel merito del decreto stesso, anche se ha risvolti totalmente bizzarri e kafkiani il decreto stesso, perché parliamo del nono provvedimento d'urgenza sul problema cosiddetto ILVA, sul problema dell'ILVA di Taranto. Nono provvedimento in cui si devono aggiungere tutte le leggi di stabilità, non ultima quella approvata l'altra notte nottetempo, giusto come stavo dicendo, nella notte, da questo governo, da questa maggioranza, per cercare di portare a compimento un disegno che lo stesso PD, come abbiamo visto qualche intervento fa, cercava di giustificare. Sicuramente c'è, e ringraziamo il governo stesso, che ha mantenuto una certa omogeneità nel decreto stesso, almeno su quello. Ma riteniamo e appoggiamo totalmente la pregiudiziale, dato che, come è già stato citato, su vari articoli della Costituzione ci sono delle ingiustificate forzature, come sull'articolo 41, sull'articolo 97, sull'articolo 32, sull'articolo 9, in cui riteniamo che ci fosse stata la possibilità di portare a compimento una discussione di ampio più respiro, dato che non si parla di una questione che si sta consumando in poche ore, non c'è un'urgenza così elevata. Parliamo di questioni che perdurano dal 2011 e si è già discusso varie volte in quest'Aula. Ma il decreto stesso in esame, allo scopo di assicurare il mantenimento dell'attività dell'ILVA, in cui noi riteniamo opportuno ci sia la volontà e la necessità di fare in modo che questo avvenga, ma non a discapito della sicurezza dei lavoratori e a discapito anche di questioni ambientali, al fine soprattutto di tutelare il tessuto socio-economico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, che, come già stato ricordato varie volte, tocca quasi tutte le province d'Italia, garantendo allo stesso tempo questo decreto la tutela ambientale, il tutto passando inevitabilmente per un'interruzione di continuità della vecchia gestione che il governo ritiene di ottenere attraverso un'accelerazione della procedura di cessione d'azienda. Il termine ultimo entro il quale i commissari del gruppo ILVA debbano espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali è infatti fissato al 30 giugno 2016, perciò oggi, essendo il 21 dicembre, diciamo che ci sono 6 mesi davanti a noi per cercare di trovare una soluzione senza utilizzare stratagemmi amministrativi, stratagemmi legislativi più che altro, in cui si
toglie da parte e il governo stesso si arroga una titolarità che non deve avere in ambito legislativo. Perciò riteniamo che il decreto sia da discutere con i tempi opportuni, ma indubbiamente senza un'urgenza come è stata fatta, con una forzatura, discutendola il 21 dicembre e potendo tranquillamente portare la discussione a gennaio o oltre, con tutte le tempistiche del caso. Perciò appoggiamo la pregiudiziale di incostituzionalità del Movimento 5 Stelle e attenderemo poi la discussione del merito per cercare di entrare nel merito stesso del decreto stesso. Nel momento auguro un buon Natale a tutti, essendo penso credo il mio ultimo intervento d'aula di quest'anno o almeno di questa ma non ponga ora. Limiti alla Divina Provvidenza, no, onorevole Lazio, c'è cioè, tutto prego. Domani ancora, concluda perché ha finito il tempo, prego. Vabbè, vede che già mi chiude la discussione, mi zittisce, mi chiude le questioni. Comunque auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti, anche a quelli che non hanno ascoltato questo intervento stesso. Grazie. Onorevole Lasi, è iscritto a parlare l'onorevole Prestigiacomo, ne ha facoltà. Presidente, il gruppo di Forza Italia non ha presentato questione pregiudiziale a questo decreto legge, quindi si asterrà sul voto. Tuttavia desideriamo sottolineare, come hanno già fatto tra l'altro agli altri colleghi, il fatto che questo sia l'ennesimo provvedimento sull'ILVA, il nono. Tutte le volte si dice che è l'ultimo, ma evidentemente i provvedimenti non sono mai stati risolutivi. Questo provvedimento, dal nostro punto di vista, dovrà essere valutato nel merito con grande attenzione, perché a differenza dei precedenti non interviene solo sulla questione ambientale o su problemi gestionali, ma affronta la questione enorme, importantissima, della vendita dell'ILVA. Sono norme che puntano ad accelerare entro il 30